stiamo ricordando oggi l'1 e il 2 novembre, i primi due giorni del mese di novembre. Sono due giorni che la Santa Madre Chiesa ce li indica come giorni di riflessione sulle cose ultime, le cose ultime della nostra vita, cioè quando la nostra vita terrena si conclude, quando la nostra vita umana ha fine. E la Chiesa appunto ci invita, come sempre madre e maestra, nel farci comprendere il significato di questi due giorni. Pensando alla solennità del primo novembre di tutti i santi, è chiaro che ci viene subito da pensare a quelli che sono i santi che troviamo ogni giorno sul calendario, che vengono indicati appunto con il titolo di santità. Certo, quelli sono i santi che la Chiesa ha proclamato, ufficializzato solennemente mediante dei processi che ci sono stati negli anni, che appunto sono state raccolte prove, testimonianze, miracoli di queste anime che poi la Chiesa ufficialmente li proclama santi. Basta pensare a San Pio da Pietralcina. Oggi si parla pure di Natuzza Evolo e ci auguriamo presto che anche questa santa donna venga inserita, iscritta tra i santi della Santa Chiesa. Ho avuto la possibilità di conoscerla ed era una grande e santa donna, Natuzza. Però la Chiesa vuole ricordare anche in questo giorno tutte le anime, che sono una moltitudine, che nel corso dei secoli, in ogni tempo, in ogni nazione, hanno vissuto la loro vita in santità. E come l'hanno vissuta la loro vita in santità? Se non incarnando il Vangelo. Incarnando il Vangelo nella loro vita e sotto l'impulso dello Spirito Santo di Dio, quindi sotto la grazia e quindi sotto i sacramenti, e con i sacramenti sono riusciti giorno per giorno a santificarsi. Dobbiamo prendere atto che diventare perfetti, diventare santi è un cammino difficile, specie in questi nostri tempi dove le illusioni, le suggestioni, le tentazioni, le lotte che bisogna fare sono veramente tante. Però ci sono riusciti loro, tutte queste nostre anime, anche anime vicine a noi, nostri defunti che non ci sono più, che li ricordiamo come anime belle, come anime pure. E ricordiamo una mamma di famiglia, un papà che hanno lavorato, che hanno buttato il sangue veramente facendo sacrifici, che hanno mangiato il pane con il frutto del loro sudore e che hanno vissuto in semplicità, non avendo svaghi, non avendo divertimenti, ma vivendo per l'amore verso il coniuge, verso i figli, osservando le regole, quella vita semplice, pulita. E queste sono anime belle, sono anime che il Signore solamente sa in quale posto le può collocare, se non nel suo cuore. Noi però non dobbiamo disperare anche per tutti quei fratelli defunti, per tutte quelle anime che e non sappiamo comunque il loro passaggio com'è, come sarà. Certo, la prima cosa non dobbiamo noi giudicare il destino delle anime qual è e com'è, ma la misericordia di Dio però ci invita a pensare appunto che Lui è amore, che Dio è amore, che Dio è papà buono, misericordioso. E a tal proposito voglio raccontare un fatto
è realmente accaduto molti anni fa, che mi venne raccontato proprio dalla testimonianza diretta della persona che visse questa situazione. Morì prematuramente un giovane uomo di 37 anni, venne colpito improvvisamente da infarto nel suo ufficio, e l'unica figlioletta di 7 anni era disperata, perché ogni giorno cercava questo papà suo: dov'è papà, dov'è mio papà? La madre piangeva in un'altra stanza, sicché poi un giorno una zia si convinse di dire che il papà era morto. E figuriamoci la disperazione. E così una mattina d'estate questa zia decide di andare in chiesa a pregare con la bimbetta, ma ancora la bimbetta dentro la chiesa piangeva a dirotto: papà è morto, papà non c'è più. A un certo punto c'era il parroco, che un parroco santo, dobbiamo dire, delle risposte che adesso ascoltiamo che ha dato alla piccola, che era intento ad aggiustare i fiori sull'altare, scappa verso questa bambina, l'abbraccia e le dice: cosa c'hai, figliola piccola? Dimmi, dimmi. Papà è morto, papà non lo vedo più. Il sacerdote teneramente si mise a ridere, abbracciò questa piccola con tanto affetto. Come? Tu papà lo vedi ogni giorno. Lo vedi quando lo vuoi vedere tu? In qualsiasi momento del giorno. Ma come? Padre, ditemi come devo fare, io voglio vedere papà. Poi l'innocenza di una bambina sicuramente sarà stata toccante verso questo sacerdote. Guarda, tu quando vai a messa, vedi il sacerdote che al momento della consacrazione alza poi in alto l'ostia consacrata? Quello è l'Eucaristia, quello è il corpo di Cristo. Tu guarda in questa ostia santa e la vedi tuo papà. Gli mandi un bacio, dici: ciao papà. Perché è là, è con Gesù. La bambina un po' rincuorata: allora io quando voglio vedere papà devo andare in chiesa, devo guardare l'ostia che alza il sacerdote e là vedo papà. Sì, lo vedi, perché tuo papà è con Gesù, là c'è Gesù e là c'è papà. E tu lo saluti, gli mandi un bacio e lui ti protegge assieme a Gesù. Ebbene, questo consiglio di questo sacerdote fu grande, fu mirabile. Cosa ha voluto dire questo sacerdote a questa bimbetta? Che è diventata adulta, ha detto a lungo e in largo al popolo, al mondo, che lei vedeva veramente nell'Eucaristia, sentiva spiritualmente la presenza di suo papà, come se l'aveva vicino. Anzi, forse, diceva, più vicino adesso di prima. Ma cosa è stato questo dialogo tra la piccola e il sacerdote? Si è parlato della comunione dei santi, di quello che proclamiamo nel credo. E qual è questa comunione dei santi? Se non pensare sempre all'Eucaristia, a Gesù vivo e vero sull'altare, che ogni giorno, in ogni minuto, in ogni attimo, la Chiesa, mediante il sacerdote, ci consacra e ci consegna. La comunione dei santi è la comunione terrena tra di noi, credenti, fedeli, con quelli che sono passati nell'altra vita. Siamo sempre uniti a loro, sempre però passando tramite Gesù, tramite l'Eucaristia. Ma che bello pensare questo. Io voglio ricordare, lo voglio ricordare a te, giovane donna che hai perso tuo marito, o a te, marito che hai perso tua moglie, o a quante mamme che sono nella disperazione per aver perso figlioletti con incidenti, con brutte malattie. Rendetevi conto, se facciamo passare tutto mediante l'Eucaristia, troviamo tutto in Cristo. Anche i nostri cari li sentiamo vivi, vicino a noi.
Ecco perché allora bisogna fare preghiere di suffragio per le nostre anime defunte, se non su tutti la celebrazione della Santa Messa. Quando noi facciamo dire la Messa ai sacerdoti per i nostri defunti, è molto importante, perché non facciamo altro che rinnovare in Cristo il sacrificio eucaristico memoriale della Pasqua, della risurrezione di Cristo e nostra, dei nostri fratelli defunti. E allora invochiamo la Vergine del Cielo, la Vergine Santa, che ci dia la forza anche a noi in questo cammino terreno di diventare santi come Egli è santo, cioè nostro Signore.